Ha bisogno di poche presentazioni. Carla Bruni, già supermodella, poi cantautrice, attrice e ex premier Dame di Francia. All'anagrafe Carla Gilberta Bruni Tedeschi, la terza moglie dell'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, dal quale ha avuto una figlia, Giulia, è nata a Torino ma si è trasferita con la famiglia in Francia all'età di 7 anni e ha da poco spento da poco 51 candeline. Il 23 dicembre scorso per l'esattezza. Carla Bruni è molto attiva su Instagram e tra i vari scatti del suo quotidiano e della sua Giulia, non è raro imbattersi in scatti vintage in cui esplode tutta la sua bellezza e la classe innate. Scatti che regolarmente vengono presi d'assalto dai fan. Per augurare buon anno ai suoi quasi 400.000 follower, poi, Carla Bruni ha condiviso un mini video in cui si mostra senza un filo di trucco. Happy 2019. Tante emoticon ha scritto la ex First Lady e in poche ore sono piovuti più di 80.000 cuoricini e centinaia di commenti. Carla Bruni in versione acqua e sapone. Del resto, come riporta Elle, nonostante una vita passata sulle passerelle a posare per i grandi fotografi, Carla non è una grande fan del make-up. Quando hai 15 anni, puoi ricoprirti di trucco, ma quando hai passato i 30, puoi andarci più leggera. È meglio concentrarsi sull'avere una bella pelle. Per esempio, invece di usare il fondotinta, preferisco una BB cream o un 200 cream, aveva rivelato a Into the Gloss, il blog di bellezza della fondatrice di Glossier. I suoi segreti di bellezza? La cura della pelle innanzitutto. Mi piacciono le creme da farmacia che non hanno molto odore, quelle con una texture semplice ma molto idratante, ha proseguito la ex supermodella. Mi piacciono quelle nutrienti perché la mia pelle è molto secca. Prima di un grande evento, a volte faccio anche una maschera. La mia pelle è sensibile, quindi mi piacciono anche i massaggi facciali. Regalano luminosità, ti liberano da secchezza e gonfiore e ossigenano la pelle. Il mio terapista di fiducia è a Parigi, ha concluso la signora Sarkozy, per cui evidentemente la bellezza del viso parte dalla cura delle pelle. Sotto al video tantissimi i messaggi dei fan che contraccambiano gli auguri e le dicono che è sempre meravigliosa, elegante e fine. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.